Ancora una puntata di Mondo su Fulso Sunt Pontino, il format dedicato al calcio a 5 del Basso Lazio. Torniamo in studio per parlare di Serie B, anche se questa settimana il campionato è fermo. Siamo rimasti alla precedente giornata che il Fondi Calcio 5 è stato battuto in casa dal Carli Sport, scusate, Ariccia, quindi 4-0. Nel frattempo i colleghi di Fondi, Luca Figuccio e Carmine Napolitano, hanno fatto un'intervista a un giocatore, vice capitano del Fondi Calcio 5, Di Martino, che ci parla un po' della situazione della squadra in previsione anche di questo primo anno di Serie B, che sicuramente è stato un evento importante. Ascoltiamo questa intervista. Ben ritrovati a tutti gli amici di Mondo Futsal Sud Pontino. Siamo qui con Matteo Di Martino, vice capitano della Virtus Fondi Calcio a 5. Faremo con il vice capitano della squadra fondana due chiacchiere sul momento della squadra allenata da Mister Paolo De Simoni. Partiamo subito con la prima domanda. Matteo, cosa hai provato nell'ultima partita? Hai indossato la fascia di capitano, la prima per te in questo campionato nazionale di Serie B, l'avevi già indossata l'anno scorso in Serie C1, però ecco, cosa si prova ad essere il capitano della prima squadra fondana che disputa un campionato nazionale come quello di Serie B? È un onore per me rappresentare la città di Fondi in un campionato nazionale. È stata un'emozione bellissima davanti a un pubblico folto e caloroso. Peccato per la sconfitta, ma stiamo lavorando per raggiungere traguardi importanti. Ecco, come dicevi giustamente tu, una sconfitta quella di sabato con il punteggio di 4-0 contro l'Innova Carli Sport, comunque formazione di tutto rispetto, ora terza in classifica se non mi sbaglio, giusto? Giusto. E quindi adesso dovrete lavorare per migliorare la vostra situazione, un avvio non facile con soli 3 punti nelle prime 7 partite. Sicuramente ci si aspettava un campionato difficile, però ecco, quali possono essere i motivi di una vostra partenza, diciamo così, un po' troppo lenta? Sapevamo delle difficoltà che andavamo incontro al campionato, le squadre sono tutte ben attrezzate con 3-4 stranieri nella propria rosa, noi siamo tutti ragazzi del posto, locali, ci danno una mano ragazzi di Terracina qui vicino nelle parti, quindi sapevamo quello che dovevamo fare, stiamo lavorando per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza e tutto qua, quello che ci aspetta, da lavorare tanto e raggiungere i nostri obiettivi. Nonostante le numerose sconfitte, in ogni caso la Virtus Fondi occupa il 10° posto in classifica, un piazzamento che a fine anno vi consentirebbe di rimanere nella categoria. Quali sono, secondo te, le reali possibilità, le concrete possibilità per voi di centrare l'obiettivo della salvezza quest'anno? Noi ci puntiamo tanto alla salvezza perché sarebbe motivo d'orgoglio per tutti noi rimanere in un campionato nazionale tramite i nostri sacrifici e sinceramente ci speriamo e ci crediamo fortemente perché altrimenti non avremmo proprio cominciato questa esperienza bellissima. Ecco, quando registriamo questa intervista, ricordiamo anche al pubblico a casa che ci troviamo proprio nella settimana di sosta prevista per le nazionali. Sabato il campionato sarà fermo e sicuramente per voi questi sono giorni in cui avete l'occasione per lavorare, per limare quei difetti che si sono visti magari nelle prime giornate. Ecco, ti chiedo questo, quali sono gli aspetti sui quali dovete lavorare maggiormente per migliorare la vostra situazione di classifica? Allora, noi stiamo lavorando tanto sulla fase finalizzativa della partita, perché purtroppo creiamo ma sbagliamo tanti gol. È una questione di concentrazione che il mister ci sta inculcando pian piano e speriamo di migliorare sotto questo aspetto e poi di mantenere la concentrazione per l'arco dei 40 minuti, che appena sbagliamo purtroppo veniamo subito puniti dagli avversari che sono esperti e cinici. Ecco, per te questo ovviamente lo ricordavamo prima, come per tutti i tuoi compagni, è il primo campionato a livello nazionale. 5 anni fa, soltanto 5 anni fa, giocavi ancora nella Serie D provinciale. L'anno scorso 20 gol invece già per te in Serie C1 tra campionato e Coppa. 2 anni fa nel vittorioso campionato di C2 addirittura 25. Quest'anno qual è l'obiettivo stagionale a livello personale di Matteo Di Martino? Quest'anno raggiungere la doppia cifra sarebbe già un bel traguardo per me e ci spero e lavoro ogni allenamento per questo, grazie al mister e ai compagni che
sono sempre disponibili e danno tutto per il bene di questa società, come i dirigenti che sono sempre lì a seguirci ogni allenamento, il presidente che è una figura fondamentale per noi, lo saluto e lo ringrazio per tutto quello che fa per noi e gli stiamo tutti vicino nonostante l'episodio sfortunato che ha avuto 2 settimane fa e gli mando un abbraccio forte e una pronta guarigione. Benissimo, e concludiamo questa intervista con un parere da parte tua sul prossimo avversario, la Real Torgianese, che ha rifilato sabato scorso, destando una grande impressione, 12 gol al Nursia, formazione umbra che aveva ben figurato fino a questo momento. Torgianese che ora con questa bellissima vittoria si è portata al secondo posto della classifica. Sarà per voi quindi un'altra trasferta molto dura. Ti chiedo quale sarà la chiave, quale potrebbe essere la chiave per tornare a fondi con un risultato positivo. Noi ce la metteremo tutta da parte nostra, stiamo lavorando bene la fase difensiva per poi essere pungenti nelle ripartenze, qualcosa che siamo predisposti a fare nel nostro gioco e poi speriamo che una squadra umbra ci ha portato bene e non si sa mai che riusciremo a fare un'altra volta questa impresa. Sappiamo che è difficile, che loro hanno un giocatore come Schurz che l'anno scorso disputava un campionato di Serie A e noi lo guardavamo in televisione, adesso trovartelo a fianco in campo è motivo di orgoglio e vanto e noi lavoreremo tanto e speriamo di fare questa impresa come l'abbiamo fatto a Foligno. Esatto, ricordava giustamente Matteo Di Martino la vittoria di Foligno e allora ci auguriamo che il fattore Umbria possa di nuovo sorridere alla Virtus Fondi e con Matteo Di Martino ci diamo appuntamento più avanti e naturalmente ci auguriamo di trovare la Virtus Fondi in una situazione di classifica diversa, Matteo. Speriamo bene, incrociamo le dita e andiamo avanti, grazie. Bene, torniamo in studio solo per chiudere, dopo aver ascoltato questa interessante intervista appunto di Di Martino, chiudiamo appunto la pagina della Serie B ricordando che il Fondi adesso è a 3 punti in classifica e sabato prossimo sarà fuori casa contro la Real Torgianese, formazione temibile, secondo in classifica, che sicuramente insomma sarà importante cercare di verificare se ci sono le condizioni per la squadra possa fare nel proseguo risultati positivi. Il quadro completo del prossimo turno è Elmas ATS, Foligno Futsal Isola, Acquedotto Innova Carli Sport, Futsal Ossi, Sporting Lodigiani, Prato Rinaldo Marna Nusian e Real Torgianese contro Fondi Calcio 5. Bene, parliamo di Serie C1, due parole su questa partita da parte della Ginnastic Studio Fondi che è riuscito a portare un risultato positivo da Palestrina, 3-3 il finale, è sicuramente insomma un evento importante, il primo passo forse per reincrementare una classifica che sicuramente è interessante, ma anche prendere risultati fuori casa sicuramente è un dato importante. I risultati della giornata sono i seguenti: Civitavecchia Circolo Tennis 1-0-3, Casal Torraccia Ardenza Ciampino 3-3 e ancora Civitavecchia Albano 3-2. Capitolino che vince fuori casa per 10-1 contro l'Essi Med Sporch Tivoli e ancora Palestrina Ginnastica Studio Fondi 3-3, Lazio Calcetto Pomezia 4-0, Mirafino Olympus 1-0 e infine Fiorentino che perde in casa con Lido Ostia per 2-4. La classifica vede il Calcetto comandare con 27 punti e la Ginnastica Studio Fondi si trova a 19 punti. Le marcature per la Ginnastica Studio Fondi in casa di questo Palestrina, doppietta di Bisecco che è diventato sicuramente il goleador di questa squadra, giocatore di grande temperamento che non molla mai e poi il capitano appunto della Ginnastica Studio Fondi. Prossimo turno abbiamo la partita in casa contro Lazio Calcetto, sicuramente partita che temibile, sicuramente complicata e difficilissima, bisogna provarci. Lazio Calcetto primo in classifica, sicuramente non è partita da poter garantirsi un risultato pieno. Si può provare sicuramente a pareggiare, è chiaro che Lazio Calcetto verrà a Fondi per fare bottino pieno e la Ginnastic Studio Fondi dovrà provare appunto a fermare questa corazzata. Mi sembra che anche per questa pagina è tutto.
parliamo di C2, in questo caso abbiamo risultati interessanti per due delle tre formazioni, nel senso che comunque Città di Minturno vince in casa per 9-4 contro il Latina. Città di Latina è sicuramente, insomma, un altro risultato importante, 18 punti, quindi a un punto al di sotto del Minturno, che comunque ha fatto una campagna acquisti sicuramente più importante rispetto a Città di Minturno. Il Minturno di Andrea Catino non ha giocato perché si è recato a Velletri, ma il tempo e la pioggia che è caduta pesantemente ha creato dei problemi alla struttura di Velletri, quindi non si è potuto giocare, quindi si dovrà comunque ripetere questa gara. Terracina invece pareggia in casa per 5-5 contro Città di Cisterna. Pensavo onestamente che questa partita il Terracina la potesse fare su, invece probabilmente ogni tanto queste formazioni che sembra che vadano male, ogni tanto hanno delle puntate importanti. La classifica vede comunque Real Castelfontana comandare senza problemi 27 punti, seguito da Minturno 19 e anche Anni Nuovi Ciampino a 19, ma da tenere conto che Minturno ha una partita in meno. Poi c'è Città di Minturno 18, Terracina 14 e via via l'ultima in classifica sono Città di Latina Oratorio e Vigor Cisterna 94. Quindi formazioni del lato Pontino che non vanno quest'anno. Prossimo turno, ricordiamo altra partita, decima giornata, abbiamo Città di Minturno che va fuori casa contro l'Atletico Anzio Lavinio e Minturno che giocherà contro la corazzata Real Castelfontana, una partita forse da seguire in tutto e per tutto. E poi c'è Terracini che va fuori casa contro il Pontina Futsal. Le altre gare della decima giornata: CGP 1987 Vigor Cisterna, Città di Cisterna Eagles Aprilia, Città di Latina Velletri, Connect Anni Ciampino e poi le due partite che abbiamo già menzionato. Proseguiamo con il calcio a 5 femminile di Serie C e qui abbiamo appunto la Vis Fondi che non riesce a giocare da 2 settimane, da un po' di tempo una partita intera, vuoi per rinvio legato al tempo, vuoi per rinvii perché la squadra non si presenta. Infatti lo scorso 20 novembre doveva giocarsi il recupero appunto con la formazione del Casal Torrace, che a Fondi non si è presentata, quindi dovrà giocarsi questa partita. Poi l'ultima trasferta di Roma 12-80 non si è giocata per le condizioni del tempo del campo, ma sembrava che le ragazze fondane volessero giocare, invece sono state quelle di casa che non hanno voluto forzare questa cosa, ovviamente per un discorso legato alla classifica, che loro li vedono a 20 punti, quindi non giocando al meglio forse rischiavano di perdere, visto che la Vis Fondi in questo momento è veramente in forma. Questa sera, mentre andiamo in onda, la squadra sta giocando in Coppa Italia, gli ottavi di finale, ed è in trasferta contro la Virtus Ciampino, quindi mi sembra che possa essere una trasferta complicata, ma si gioca il calcetto e poi chi vince, insomma, giustamente si fanno i bilanci di fine gara. Quindi alle 21 si sta giocando questa gara fra Virtus Ciampino e Vis Fondi per gli ottavi di Coppa Italia, Coppa Lazio. La prossima sabato invece la Vis Fondi sarà in casa contro la Football Club, seconda forza del campionato, quindi potrà dimostrare anche in questo caso di essere di che passo è fatto, visto che in questa fase la Vis Fondi sta mettendo su una serie di risultati importanti. Chiudiamo la pagina di questo programma Mondo Futsal Sud Pontino con la Serie D maschile e femminile, Serie D Girone A, sicuramente insomma c'è il discorso legato appunto alle due formazioni di nostro interesse che sono presenti nel Girone A. Parliamo appunto di Virtus Terracina sconfitta per 7-1 dallo Sporting Giovane Risorse e quindi passivo sicuramente pesante, mentre la Real Terracina pareggia in casa contro l'Accademia Sport per 2-2 grazie alla doppietta di Giorgi da parte del Terracina. Quindi la classifica non è sicuramente interessante per le due formazioni, però ci si prova. La Real Terracina attualmente ha 10 punti, mentre la Virtus Terracina si trova ancora a 3 punti. Questo girone è comandato dall'Unità d'Aprilia con 18 punti.
Vediamo un attimo il prossimo turno per questo girone. Abbiamo appunto la Virtus Terracini che giocherà in casa contro l'Antonio Valluzzi, partita sicuramente non facilissima, mentre il Real Terracina sarà fuori casa contro l'Atletico Rocca Massima, formazione seconda in classifica, quindi anche in questo caso il match per la formazione di Mecinilli non è sicuramente facilissimo. Per quel che riguarda invece il girone B, con l'aggrappo in questo campionato, il Terracina vince fuori casa, Sporting Terracina vince fuori casa contro il Verona per 6-0, l'Atletico Sperlonga batte per 6-2 il Formia 1905, poi ancora DLF Formia viene battuto all'Old Ranch per 1-5, quindi passivo pesante anche in questo caso, Palavagnoli e Olympus si dividono la posta, 3-3 il risultato finale, mentre Tremensoli lascia i tre punti all'Atletico Marano per 7-5 e infine la capolista Visfondi batte il San Giovanni Spigno per 6-1. Da rilevare che non si è giocata la partita Atletico Gaeta e Virtus Fondi, ma ad ora sappiamo chiaramente che l'Atletico Gaeta chiude tutto, quindi non giocherà più il campionato sia di Serie C, di Serie D maschile che di femminile, per i fatti che sapete tutti, andati in onda anche nel programma appunto Overtime, in cui ha parlato il presidente Giuliano Pire. Quindi una parentesi amara per l'Atletico Gaeta, speriamo insomma che tutto questo possa essere risolto a tempi brevi, non cercando appunto di queste diatribe fra comune e appunto società. Per quello che riguarda la classifica, Bis Fondi 16 punti, ripeto, Atletico Old Ranch 97-15, Atletico Gaeta 13 insieme a Maranola e Atletico Sperlonga, 11 punti per Olympus Sporting Club, Sporting Terracina 10, a seguire San Giovanni Spigno e Tremensuoli 9, DLF Formia Calcio 8, Virtus Fondi 7 insieme a Palavagnoli, Formia 105 Calcio 1 punto e chiude il Ventotene con 0 punti. Il prossimo turno, tenendo conto che l'Atletico Gaeta non si presenterà, dobbiamo capire che cosa potrà succedere in proseguo, se verrà diramato il discorso legato appunto al ritiro completo da parte di questa squadra e di quella femminile. Atletico Maranola 28enne, Formia 105 Atletico Gaeta, Old Ranch Atletico Sperlonga, Olympus Visfondi e ancora San Giovanni Spigno Tremensuoli, Sporting Terracina DLF Formia e Virtus Fondi Palavagnoli. Andiamo a vedere la Serie D femminile, già detto che l'Atletico Gaeta doveva giocare domenica in casa contro Giulianello, non ha giocato per i fatti già menzionati, quindi stesso discorso legato alla maschile. Invece per quello che riguarda il Formia ha battuto per 7-1 l'Atletico Rocca Massima e infine appunto il San Giovanni Spigno non si è giocata la partita per le condizioni del tempo non ottimali e quindi è tutto anche in questo caso da rifare. Quindi Formia 105 capolista insieme a Torrice e Liri Calcio a 5, mentre il San Giovanni Spigno si trova a 3 punti. Prossimo turno abbiamo appunto la Ginnastica Studio Fondi che giocherà contro il San Giovanni Spigno e il Formia 105 Calcio giocherà fuori casa contro il Cervaro. Quindi non vi ho dato in precedenza il risultato pesante della Ginnastica Studio Fondi che è stata battuta per 5-1 contro l'Atletico Rocca d'Arci. Il prossimo turno appunto per quello che riguarda il Formia giocherà fuori casa contro Cervaro, quindi un bel big match, Ginnastica Studio Fondi contro San Giovanni Spigno, un altro derby, e poi giustamente il Gaeta che non giocherà la sua partita contro l'Atletico Cisterna, ma speriamo vivamente che possa essere tutto risolto, cosa alquanto complicata e difficile. Mi sembra che è tutto anche per questo campionato e tutto anche per il programma, appuntamento alla prossima settimana, speriamo ovviamente di darvi buone nuove rispetto a tutte le formazioni del Basso Lazio. Buonasera a tutti.